ti rendo lode. Davvero dobbiamo ringraziare il Signore per i suoi tanti doni e anche per il dono di questo luogo, di questa testimone del suo amore, di questa comunione che ci unisce, che davvero allarga il cuore e ci fa ritrovare quello che conta, ci fa capire che cos'è la Chiesa, che cosa siamo radunati intorno a Lui, chiamati da Lui, resi vicini gli uni agli altri, con la gioia di incontrarsi, di vedersi, di camminare insieme, di provare anche un po' a guardare l'orizzonte della nostra vita. E questo ci dà tanta forza e tanta consolazione. Il Cantico dei Cantici, con la poesia delle sue immagini e dei suoi sentimenti, descrivendo l'esperienza di innamoramento che attrae e unisce quei due giovani, ci offre la conversione dell'amore a cui è chiamato ogni credente. Dobbiamo imparare ad amare tutti. L'amore non agisce secondo il calcolo, l'interesse, la convenienza. Dio è amore e suscita amore nel cuore degli uomini. Se non sentiamo il suo amore, non capiamo Dio. Potremmo capire una lezione, ma l'amore non è una lezione. Quando l'amore diventa una lezione, diventa pure noioso. E rendere noioso l'amore è proprio da matti, no? Capiamo Dio sentendo, come i piccoli, infatti i piccoli sentono l'amore immediatamente, direi quasi istintivamente. Caro il mio sposo Gesù, scriveva Santa Clelia 150 anni or sono, tutta la sua vita, i pochi ma intensissimi capitoli delle sue stagioni, sono stati una lettera di amore, scritta con tutto il suo cuore, con l'inchiostro dei suoi sentimenti a Gesù, un dialogo che lei sentiva in maniera personale e affettiva. Non è forse questo proprio il primo suggerimento che Santa Clelia mi e ci offre questa sera? Con dolcezza, Santa Clelia ci aiuta a sentire l'amore di Dio per la mia vita, per la nostra vita, a domandarci quindi se siamo intiepiditi, se abbiamo smarrito, come la Chiesa di Efeso di cui parla l'Apocalisse, il primo amore, l'amore di un tempo, sostituendolo con il realismo che spegne lo stupore ed impedisce il sogno, con il pessimismo che non crede al vento capace di rendere nuovo quello che è vecchio. Ce n'è anche un po', per farcelo ricordare, quel vento che Nicodemo, forse vi ricordate, proprio non lo capiva e che Gesù glielo ricorda. Che ciò che è nuovo, ciò che è vecchio può diventare nuovo nel vento dello Spirito. E l'amore che Clelia sente sono come le fiamme di Pentecoste. È lo Spirito, infatti, che rende saggio il semplice, che offre il perdono e rende innocente il peccatore. E noi parleremo di Gesù, capiremo Gesù se sentiamo il suo amore, perché comunichiamo quello che abbiamo. Il primo annuncio è il fuoco dello Spirito, sono le parole che possiamo vivere nella nostra vita, come accadde a Santa Clelia. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti, scrive Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, che è l'indicazione che avvia anche la riflessione che la Chiesa di Bologna porterà nei prossimi anni proprio sulla comunicazione del Vangelo, sull'iniziazione cristiana, che ci accompagnerà per i prossimi 5 anni. Don Gabriele ricordava all'inizio della visita pastorale, che durerà 5 anni, sempre a Dio piacendo, e questi 5 anni che ci aiutino a riflettere e a comunicare con più forza, con tanta forza, l'essenza del Vangelo. È un cammino fondamentale per il nostro futuro,
che questa sera vorrei mettere sotto la protezione di Santa Clelia, operaia della dottrina cristiana. Davanti al deserto spirituale che vediamo dentro e intorno a noi, non ci scoraggiamo, ma siamo chiamati a capire la sete di infinito, di amore vero, di bello, che è nascosto nel cuore di ogni uomo. Quest'anno, l'anno prossimo, rifletteremo proprio sulla sete di Gesù e sulla sete della Samaritana. È Gesù che toglie la sete a quella donna e che in fondo, incontrando lei, toglie anche la sete a lui, perché il Signore ha sete del nostro amore. Scriveva Santa Clelia: grande Dio, aprite il vostro cuore, buttate fuori una quantità di fiamme d'amore e con queste fiamme accendete il mio. Fate che io bruci d'amore. Questo ci aiuta anche a noi ad avere un cuore pieno di amore. Il suo rapporto affettivo con il Signore trovò, lo ricordava prima Don Gabriele, una manifestazione molto concreta, singolare, con la lavanda dei piedi del 25 marzo, sempre di 150 anni or sono. Clelia mise in pratica l'esempio di Gesù e, cintasi con il grembiule, lavò i piedi a 12 ragazze e dopo, raccontano, inginocchiatesi sopra una sedia fra due armadi, parlò per quasi mezz'ora della passione del Signore. Nessun predicatore aveva mai parlato così, commentarono. Ecco il secondo dolce e fermo suggerimento di Santa Clelia: comunicare il Vangelo. Il primo, sentire quanto siamo amati, sentire per me l'amore di Gesù. E il secondo è comunicare il Vangelo, parlare di Gesù con il nostro cuore e con la nostra vita. Chi cerca le cose di lassù, in realtà apre gli occhi su quelli della terra, vince le paure, abbatte tutti i muri, ha una forza interiore che permette di servire l'altro, di lavargli i piedi, di amare il prossimo e di realizzare incontri personali che cambiano la vita. La piccola, umile, grande Clelia ci incoraggia ad essere piccoli nel servizio e grandi nell'amore per il sacramento del fratello. E l'amore in perdita, che si trova al centro del Vangelo e che è a fondamento di tutta la vita cristiana, dice il documento finale del Sinodo dei Giovani. L'amore per il Signore e quello concreto per il prossimo si nutrono l'uno dell'altro. Santa Clelia, afferrata dall'amore, e proprio per amore, offre tutta se stessa, facendosi dono. Ed è una donna della condivisione e della restituzione, perché quanto non era strettamente necessario a lei e alle compagne non veniva mai trattenuto, ma sempre e senza sacrificio distribuito. Chi sente l'amore di Dio per la sua vita, chi vuole, come San Francesco, che io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato a morire per amore dell'amore mio, compie lui stesso gesti che cambiano la vita, come quello che abbiamo ricordato di Santa Clelia. Quando sentiamo l'amore per la nostra vita personale, non parliamo per sentito dire o stancamente, smettiamo di lamentarci e smettiamo di cercare surrogati dell'amore nell'infinita offerta del consumismo e comunichiamo invece la gioia del Vangelo. Santa Clelia muore. Infine, questa è l'ultima cosa che vorrei dire, alle 18 di mercoledì 13 luglio 1870. Iniziamo, lo ricordava prima Don Gabriele, oggi il 150° anno della sua nascita al cielo. Il popolo di Israele suonava il corno ogni 49 anni per richiamare la gente di tutto il paese, dichiarando santo il 50° anno. E il giubileo, 50° anno, porta con sé la liberazione dalla miseria, dalla sofferenza. Nel giubileo non si lavoravano i campi, tutte le case acquistate tornavano senza indennizzo al primo proprietario, cioè si diventava padroni del proprio, e gli schiavi erano liberati.
Questa sera suona il corno dell'anno giubilare di Santa Clelia e domandiamo la sua intercessione perché sia occasione per tutti quanti noi di riscoprire l'amore di Dio personale per ognuno, perché ognuno sente quanto è amato, e anche ci aiutiamo l'uno l'altro a ricordarcelo, sentendoci e amandoci gli uni gli altri, e perché ognuno di noi comunichi il Vangelo dell'amore di Gesù ai lontani, ai giovani, agli adulti, agli anziani che incontriamo al pozzo, come la samaritana, tutti in realtà assetati di amore vero. Signore, ti inviti gli affaticati e gli oppressi a trovare ristoro, prendendo il gioco suave e leggero del tuo amore. Attraverso l'esempio e l'intercessione di Santa Clelia, liberaci dalla schiavitù dell'orgoglio e della paura, per sentire la tua presenza nel nostro cuore e attorno a noi, nella Chiesa e nel mondo, e perché anche dal nostro cuore sgorghi una sorgente di amore. Signore, con l'intercessione di Santa Clelia ti preghiamo per tutta la tua Santa Chiesa e per la nostra Chiesa di Bologna, perché sia unita e santa, protetta da ogni divisione, e perché nessuno sia complice del male che divide. Dona a tutti di sentire il tuo amore e di scoprire la santità personale alla quale ognuno è chiamato. Insegnaci a puntare più in alto per lasciarci amare e per restituire noi tanto amore al prossimo. Santa Clelia, insegnaci a cantare con la pienezza del cuore la gioia di essere amati da te e di imparare da te ad amarci gli uni gli altri. E così sia.